problema delle possibili contaminazioni da cesio 187, in particolare in corrispondenza delle discariche non messe in sicurezza, contenente dei rifiuti radioattivi. Ogni anno in provincia di Brescia scompaiono 1.000 ettari di suolo agricolo. La Lombardia è una delle regioni più urbanizzate e cementificate d'Europa. Negli ultimi anni il suolo è stato consumato al ritmo di 140.000 metri quadrati, 20 campi da calcio al giorno, per un totale di quasi 5.000 ettari l'anno coperti da cemento e asfalto, distrutti dall'edilizia residenziale e non, da strade, impianti industriali, centri commerciali e capannoni. Terra che non potrà più essere utilizzata in altro modo perché è quasi impossibile che un terreno edificato possa tornare fertile. Sono stati spesi soldi, tantissimi soldi, per la metro di Brescia 935 milioni di euro, nonostante il quorum dei no per il referendum. Il megaparcheggio da 21 milioni di euro. La Prebemi costerà 38 milioni di euro. L'abbattimento della Torre Tintoretto 20 milioni di euro. Il Bigio 460 mila euro. La TAV nel lotto fra Treviglio e Brescia 2 miliardi e 50 milioni di euro. La bonifica dell'ambiente non deve essere all'ultimo posto nell'agenda degli amministratori, assolutamente no. Preso atto di questa situazione, la rete antinocività bresciana, la RAB, chiede il riconoscimento dello stato di emergenza ambientale in cui versano Brescia e la sua provincia e la sequenza moratoria di tutti i progetti in essere, discariche, bitumifici, gasificatori, rettificatori, autostrade e alta velocità. Stop! Misure urgenti e strutturali per diminuire il traffico urbano ed extraurbano e rientrare quindi nei limiti di legge per quanto riguarda la concentrazione di polveri sottili. L'abbandono delle politiche di incenerimento dei rifiuti e del conferimento di discariche degli stessi. L'attuazione di un piano di rifiuti zero. Stop al consumo di territorio fertile a sostegno dei piccoli agricoltori locali e sostegno alle famiglie che hanno avuto decessi riconducibili all'inquinamento. La bonifica non messa in sicurezza del sito Caffaro, non a spese dei cittadini e di tutti i siti inquinati. La realizzazione immediata di aree verdi con funzione di mitigazione, per esempio il Parco delle Cave. La convocazione degli stati generali sull'ambiente, che veda la partecipazione di tutti i comitati che in questi anni si sono mobilitati per la difesa della salute e dell'ambiente in cui viviamo. Il rispetto dell'esito del voto referendario dello scorso anno. Vogliamo l'acqua pubblica e pulita, la chiusura dei pozzi inquinati. I bresciani vogliono informazioni corrette e non il timore delle amministrazioni di non saper gestire questa situazione come hanno dimostrato di non saper fare.